Allora, siamo ritornati in diretta, siamo sempre al padiglione fieristico di Morciano, serata delle finali interregionali a squadre, salone gremitissimo di persone, tantissimo pubblico questa sera qui sulle tribune e ora andiamo a vedere i protagonisti di questo secondo turno della A1. Da sinistra abbiamo per il Rossini, Truffelli e Bacchielli, mentre per l'incontro giocano Urbinati e Zambelli. Biliardo centrale, Gamboni per il Rossini e Mattia Bruno per l'incontro. Biliardo di destra, abbiamo Sanchiuni e Lapi per il Rossini contro Gnoli e Sensolini del Bar Incontro. Buona visione a tutti, ricordiamo il parziale del primo turno, 2-1 a favore del Rossini. Mattia Bruno, la prima bocciata. Nulla di fatto per lui, poi Biglia che va a finire in buca, quindi 2 punti all'avversario. Gamboni 2-0. Vediamo anche Truffelli. Nulla di fatto neanche per lui, non è stato possibile effettuare la bocciata per Sansolini, quindi si va all'accosto. Quindi 0-0 in tutte e tre i biliardi in questo momento. Gnoli e Sensolini si consultano. Sensolini scalza via il pallino. Punto conquistato. Allora vediamo Sanchioni. Abbassa ancora un po' il pallino, non so se sia riuscito con quest'ultima biglia comunque a metterlo a distanza di sicurezza. 2 biglie ora per i Rossini, una ciascuno, una Sanchioni e uno Lapi. Intanto 2 punti d'accosto per Gamboni che va alla bocciata. Nulla di fatto però con la sua bocciata. Intanto Lapi deve tirare l'ultima biglia a destra, vedete il pallino che è sotto la linea di mezzeria, le sue biglie sono tutte sopra nel quadrante superiore.
Allora, qua fanno la misurazione, quindi noi ci spostiamo sull'altro 2 miliardi perché abbiamo anche la bocciata da seguire, bocciata Simone Zambelli, che fa controllare il pallino perché forse, no, ok, si può bocciare. Andiamo Simone Zambelli, 6 punti per loro. Ne fa 4 e quindi si porta a 10 a 0. Vediamo l'ultima biglia di Lapi, perché questa è da vedere. Se riesce ad alzare quel pallino, un po' lo alza. Vediamo quanti bigli è riuscito a mettere in apposto. Tre biglie, quindi 6 punti per loro. Andiamo all'api alla bocciata. Ciao. 8 punti e quindi si porta a 14. A 0 qui il parziale per il Rossini. Ricordiamo il parziale del primo turno, 2-1 per il Rossini sull'incontro. Buona Fabio. Bravo Matti. Che Mattia Bruno è riuscito a mettersi bene in accosto, vediamo se riesce a mettere anche questa. E sono 3. Sì, 3 biglie, quindi 6 punti per lui. Si porta 6-4. Bocciata di Mattia Bruno, e fa controllare il pallino perché evidentemente, tanto andiamo a vedere il miliardo, aspettiamo, vediamo Sensolini, Sensolini riesce ad abbassare il pallino, punto preso, ma vediamo a sinistra, abbiamo Urbinati. Urbinati che ha giocato l'ultima biglia. Quindi ora l'ultima da giocare da Bacchielli. Vediamo un po' quanti bigli rossi ci sono in accosto qui per il Rossini. Tre biglie ragazzi, quindi 6 punti e abbiamo Felli alla bocciata. E c'è, ne fa 2, quindi si porta a 8.
parziale 10-8 a favore dell'incontro nella partita coppie a sinistra. E qui Mattia Bruno riesce a spostare la rossa, allontanarla un po', punto preso per lui. Ma abbiamo l'Appia alla bocciata nel biliardo di destra, un biliardo 4, andiamolo a vedere. Eccolo qua. Otto. Niente male come bocciata. Bocciatina leggera ma efficace. 24 punti per loro, per la coppia del Rossini. Mentre qui a sinistra abbiamo Mattia Bruno dell'incontro alla bocciata, 8 punti per lui contro i 4 di Gamboni. Nulla di fatto per il capitano della squadra del Bar Incontro, si rimane così, 8-4. Un carissimo, carissimo saluto a Vittorio San Giorgi che ci sta seguendo da casa. Un grande abbraccio a tutti voi là, che siete tanto in difficoltà, come anche nelle zone qui vicino noi d'altronde, ma vi siamo molto vicini, ragazzi. Tremendo quello che sta succedendo in questi giorni con l'alluvione in Emilia Romagna. Noi abbiamo tanti amici della zona di Faenza, Ravenna, Bagnacavallo, Fusignano, Forlì, veramente tanti amici là che si trovano in difficoltà, come d'altronde anche nella nostra zona qui vicino Rimini, Cesena e niente. Ieri sera, prima dell'inizio passato ieri sera, prima dell'inizio delle finali delle coppe, è stato fatto un minuto di raccoglimento qui al Salone Fieristico di Morciano in ricordo delle vittime che si sono state durante questa alluvione. È una cosa veramente tragica quella che è successo e che continua comunque ancora a succedere, perché la situazione ancora non è sotto controllo e speriamo che venga al più presto, che diventi sotto controllo, perché è ora difficile. Ritorniamo un attimo qui ora al nostro biliardo. Allora, ragazzi, abbiamo forse 10 punti di colore per il Bar Incontro qua, un biliardo di sinistra a coppie. Si sta guardando bene se ci sono tutte. Vediamo un po' quanti li segnano. Sì ragazzi, 10 punti di colore per la coppia del Bar Incontro, che quindi sale a 20 punti. E vediamo Zambelli, Simone Zambelli alla bocciata. No, nulla di fatto, si rimane così. 20-8 il parziale. Nell'altra partita non inquadrata, la coppia della Rossini conduce 24-0, la coppia di Sanchioni e Lapi. Vediamo Gamboni alla bocciata per il Rossini. Sei punti per lui contro gli 8 di Mattia Bruno. E c'è 2. E mi sa che arriva al 10, sta puntando dritto sulla fila centrale e così è 10 punti infatti, e quindi si porta 16-8.
Vediamo Bacchielli. Risponde interne per abbassare quella rossa verso il pallino, riesce comunque nell'intento perché la rossa a sua volta spinge via un po' la bianca, quindi punto conquistato per i rossini. Intanto nell'altra partita a coppie, ancora a costo a favore dei rossini, Lapi di nuovo alla bocciata, lo andiamo a vedere tra un attimo. Sono portati a 26 giocatori delle Rossini. Bocciatina leggera ma efficacissima questa di Lapi. Altri 8 punti per lui. E quindi 34 a 0. Vediamo Santolini. Ricordiamo che l'altra sera queste due squadre sono state protagoniste sempre per quello che è riguardato la finale della Coppa Campioni. Terminata con la vittoria del Bari incontro. Due squadre che quest'anno hanno terminato il campionato di A1 in parità, al primo posto entrambe, e solamente un successivo spareggio ha decretato la vittoria del Bari incontro come vittorioso per il campionato di A1. Quindi Bari incontro finora ha vinto campionato di A1 e Coppa Campioni. Stasera le stesse due squadre si scontrano per la terza volta in questa importantissima finale per l'interregionale squadre di A1. Finora avanti i Rossini 2-1. Vediamo dopo questo secondo turno come sarà. Intanto guardate un po', abbiamo Bacchielli che tenta un calcio, conquista 3 punti, avendo già l'accosto al sicuro, Truffelli alla bocciata e il parziale è in questa partita 20 per l'incontro contro 8 punti per il Rossini. E la bocciata sembra buona, fa 10 Truffelli. E quindi si porta 18, 20 a 18, ora molto vicine le due coppie. Ultima biglia per Mattia Bruno, che con l'accosto al sicuro tenterà un calcio a quella rossa, vediamo. In effetti, e forse riesce ad arrivare nel castello e conquista 3 punti oltre alle due biglie da costo, penso dovrebbero essere 3, 4, 7, esatto 7, quindi si porta 15 a 16 dell'avversario. Mi conduce Gamboni del Rossini. Bocciata di braccio efficace, 8 punti per Mattia Bruno, quindi 23 a 16. Vediamo l'ultima biglia qui di Sanchioni. Mi sa che però sposterà la rossa. Andiamo Fabio, vai. Rimasto punto bianco. Quindi
Fabio Sensolini alla bocciata, due punti per loro e si portano a due, erano d'altronde ancora a zero, devono ancora spostare in segna punti, 34 a 2. Conquista 2, quindi si porta a 4. 34 a 4. Ricordo che stiamo dando in diretta anche un'altra finale, quella della Serie B. Quindi potete seguire entrambe. Questa e quella della Serie B. Serie B che vede le squadre del Bocciodromo e del Rossini, con il Bocciodromo che ha terminato il primo turno in vantaggio 2 a 1. Vi riepilogo un po' tutte le varie serie che abbiamo qui in campo stasera. Abbiamo la 2 tra incontro Birra di Paolino, con il primo turno terminato 2 a 1 a favore dell'incontro. Nella Serie C, Bocciodromo Magnum, col Magnum che ha girato la boa del primo turno 3 a 0. Gamboni si riconquista l'accosto, possibilità con la terza biglia di metterne un'altra, vediamo se già segna la seconda oppure no. Intanto l'Api sposta il pallino, ma rimane l'accosto sempre alla rossa, quindi si dovrà giocare la terza biglia. Gamboni che tenta e riesce il calcio alla biglia dell'avversario, si conquista 8 punti più l'accosto. Se era una biglia sono 10, se erano due sono 12, vediamo un po', 10 8 24, vediamo i numeri, 24 a 23, è in vantaggio di un punto Gamboni rispetto a Mattia Bruno. A te. Nuovo di fatto con la bocciata, si rimane 24 a 23. Intanto Truffelli torna alla bocciata, partita a coppia. Niente di fatto, già bocciato velocemente, 27 a 20 il parziale nella partita singolo, a coppia, quella che c'è qua a sinistra, 27 a 20 per il Rossini. Rimaniamo qua perché di là stanno un attimo aspettando il posizionamento del pallino. Sensolini alla bocciata, parziale 34 a 8, andiamolo a vedere Sensolini dell'incontro. E fa 4 e quindi sale a 12, 34 a 12. Allarga tutto il gioco Mattia Bruno. Terminate le biglie all'avversario, ora lui ne ha due da giocare. Yeah.
vediamo. Risponde di salire. Sposta leggermente la rossa, che però rimane sempre nascosta. A questo punto Gamboni dice: non ti faccio neanche tirare, a costo tanto lo prendi. Due punti per Mattia Bruno, che sale 25-24. Intanto Sanchioni sposta pallino e l'accosto alla sua. Nulla di fatto per la bocciata di Mattia Bruno, si rimane 25-24. A destra invece sarà Sensolini ad andare a punto, non Gnoli. Vediamo sponda corta lunga per spostare la bianca, la bassa. Punto l'ha preso, anche se comunque è rimasto un po' distante dal pallino. Vediamo Mattia Bruno, che oltre a prendersi il punto vorrebbe allontanare quella rossa, ma nel castello non ci va. Il punto l'ha preso, però l'ha mandata in buca. Due punti qui di Secchi, se li ha conquistati, si è portato 27-24. Non riesce Gnoli ad arrivare a posizionarsi a punto, quindi ora i giocatori dei Rossini, l'ultima biglia, possono anche tentare di realizzare qualcosa con quella rossa che c'è lassù. Vediamo. Tanto ragazzi, nella partita a coppia non inquadrata abbiamo Truffelli che torna alla bocciata, ve lo faccio vedere tra un attimo dopo aver visto le biglie di Lapi, anche perché vi dico già che ha bocciato Truffelli ma non ha conquistato nulla. E Lapi invece, vediamo se arriva la biglia rossa nel castello. Ah, ci arriva ragazzi, ci arriva, si stampa 8 punti più l'accosto, e qua ci devono essere 10. Vediamo il parziale, appena si sposta Sanchioni davanti il punteggio, ve lo dico, eh no, rimane lì. Allora aspettiamo, vediamo la bocciata di Lapi, se è dolce e efficace come le precedenti. Comunque hanno 44 punti i giocatori del Rossini qui. E l'apice, 8 punti e forse arriva anche al 10, no? 8, quindi 52-12, 40 punti di vantaggio. Nell'altra partita a coppie conduce Rossini 35-20. Quindi abbiamo due partite a coppie, entrambe in vantaggio per il Rossini. Invece qui singolo conduce il giocatore dell'incontro 27-24, però alla bocciata ora vediamo Gamboni che ha la possibilità di riportarsi avanti. Due punti, quindi 26, e vediamo la bocciata. E intanto la P non sbaglia, non prende il punto. Bocciata di Gamboni, nulla, quindi si rimane 27-26 per Mattia Bruno. Quindi Sanchioni dovrà prendere lui l'accosto. Vediamo un po' dove sponde a risalire. No, non riesce, si deve giocare anche la quarta e ultima biglia.
Vediamo queste risponde a risalire per Gamboni. Ah, è arrivata di precisione. Vediamo Sanchioni invece, l'ultima biglia per lui. Questa volta riesce ad abbassare leggermente il pallino. Punto preso. Altra partita non inquadrata a Coppi, il parziale 39 a 20 per il Rossini. Però abbiamo adesso l'accosto a favore dell'incontro e Zambelli alla bocciata, ve la faccio vedere. Nulla però, bocciata questa sera, niente da fare, 22 rimane l'incontro, 39 gli avversari. Intanto va... Sensolini alla bocciata, sono riusciti a conquistarsi 10 punti di colore, i ragazzi dell'incontro si sono portati a 22, 52 a 22, sempre 30 punti di distacco, che sono tantissimi. Due punti per lui, 24, quindi... Non è molto soddisfatto Sanchioni della posizione dove ha lasciato la propria biglia bianca, in effetti a fianco del pallino lì sotto quel castello. Vediamo Gnoli. Deve sponde a risalire, vediamo se riesce a prenderlo quel pallino. Lo colpisce ma non manda nel castello, che era il timore che aveva Sanchioni. Tanto un tiro d'effetto di Mattia Bruno. Quattro sponde, colpisce l'altra bianca, la manda verso il pallino, non so se è riuscito a mettersi in accosto. La biglia di Sensolini corre un po' troppo, non si ferma, c'è un po' di riflesso bianco sul biliardo che rende a volte difficoltosa la visione, spero che da casa riusciate a vederlo bene, la luce che fa i capricci. Ed questa volta da sopra abbassa la bianca, in questa maniera la allontana, hanno però giocato tutte e quattro le biglie rosse, che l'altra rossa non so se riuscite a vederla, no, ve la faccio vedere io, eccola qua. E nell'angolino l'altra biglia rossa, quindi andiamo Gamboni alla bocciata, due punti per lui, 28-27 il parziale a favore di Gamboni su Bruno. Nulla di fatto, si rimane così, 28-27. Vediamo Sanchioni, tre biglie da giocare per lui e l'api. Abbiamo Truffelli alla bocciata, nell'altro biliardo, guardiamo un attimo. Fa 2, si portano a 43, 43 contro i 22 dell'incontro.
andiamo a vedere la mobilia di Lapi. Intanto avete visto un bel punto preso da Zambelli. Vediamo Lapi. Tenta di nuovo un calcio con la rossa. Stavolta la prende. Stavolta la prende. E ne guadagna 8. E quindi quindi 52 più le due biglie da costo, 4 punti, ci portano a 56. Però aspettate, perché c'erano, dovevano segnarli ancora gli 8 punti, quindi no, altro che 56, sono 64, ragazzi. 64 vuol dire che si può chiudere la partita qua. Vediamo Lapi, che non ha mai sbagliato Castello stasera. E nel momento decisivo lo sbaglia. Quindi si rimane così, 64. Solini si mette a punto, parziale ricordiamo 40 punti di distanza fra le due coppie, 64 a 24. Qui invece a sinistra 34 a 28 per l'incontro e Battia Bruno alla bocciata. Fortuna aiuta, abbia ben dato, ogni tanto scende sui biliardi. 6 punti per Mattia Bruno che si porta a 40 a 28. Andiamo a vedere Truffelli che sta bocciando il biliardo di sinistra, 45 punti per lui contro i 22 dei giocatori dell'incontro. Stasera Truffelli sta bocciando veramente bene. 8 punti per il Rossini che sale quindi a 53, 53 a 22. Ricordiamo che il parziale fine primo turno era 2-1 a favore del Rossini. Un attimo di pausa su tutti e tre i biliardi. Andiamo a tiro d'effetto di Gamboni. Quattro sponde a risalire. Se questa arriva... No. No, non va bene. È rimasto sempre punto bianco. Vediamo un po', stavolta sceglie una sponda corta lunga. Stavolta riesce nell'intento, punto conquistato. Non inquadrato nel biliardo a coppie, purtroppo finisce la partita perché il giocatore Gnoli è andato in Castello con la propria biglia. Abbraccio tra i giocatori che hanno vinto, Gnoli, e Lapi e Sanchioni. Quindi ragazzi, il terzo punto per il Rossini, 3 a 1.
E quindi ora rimaniamo su queste due partite. 3-1 per il Rossini sul bar incontro. Vediamo Bacchielli. Oh, questo è stato un passo falso, ci picchia. Filato dentro il castello. Dona 8 punti agli avversari. Fatemi vedere il punteggio parziale. Adesso sono davanti, appena si spostano ve lo dico. Tanto qui a destra 2 punti da costo per Mattia Bruno, 42-28 per lui. E vediamo la bocciata. Si sono portati a 30 i giocatori dell'incontro nella partita a coppie. Ma vediamo Mattia Bruno. Nulla di fatto per lui, si rimane così. Intanto vi dico, allora, coppie 53-30 per il Rossini. Qui 42-28 per l'incontro. Il parziale 3-1. Sanzioni per il Rossini, parziale Rossini 3-1. Ho sentito la conferma da parte di Gianni Bonifazzi. Avete sentito la conferma di ciò. Vediamo due sponde esterne per Truffelli, ultima biglia per lui. Riesce ad arrivare in accosto, ora ne hanno 3 da giocare, giocatore dell'incontro. Al villaggio Rodrigo, Panicani, Pagnoli per il Rossini, parziale. Rossini 2, Nocciodromo 2. Un buon punto qui Mattia Bruno, mentre vediamo la biglia di Zambelli. Gamboni si deve giocare l'ultima biglia. Vediamo intanto il tiro ad effetto di Urbinati, biliardo di sinistra. Tocca la rossa. Ma ci picchia, ragazzi. Il biliardo 2 vince con la racchetta di incontro, parziale incontro 3, biliardo di favorito 1. Avete sentito, nella finale A2 l'incontro conduce 3-1 sulla birra di Paolino. E intanto 2 punti da costo per la coppia dell'incontro, che sale quindi a 32, e vediamo ora la bocciata di Simone Zambelli.
32 a 53 il parziale. Stavolta Simone ne fa 10 e quindi salgono a 42 a 53. Si avvicinano qua i due giocatori dell'incontro. Adesso invece ultima biglia per Gamboni. Che riesce a spostare il pallino, quindi punto preso per lui. Vediamo un po', sono 2 biglie, quindi 4 punti, 34. Boccerà con 34 punti contro i 42 di Bruno. Fa 10, mi sa che torna giù, butta giù anche l'ultimo virillo che manca, eh sì, 12, quindi 46, va in vantaggio Gamboni, 46 a 42. In questo momento tutte e due le partite sono a favore del Rossini, che ricordiamo conduce già 3-1. Bel punto conquistato qui da Bacchielli. Qui Matteo Bruno deve giocarsi anche un'altra biglia. Vediamo, due sponde per Zambelli, si riesce a passare in mezzo alle rosse, punto preso. Invece Mattia Bruno non riesce a riprendersi l'accosto, ha già usato 3 biglie, mi sa che niente, deve usare la quarta. Sale qui 46 a 42 per Gamboni. E ora punto preso, sì, per Mattia Bruno. Vediamo questa se risale, se arriva, non lo so, mica se è arrivata la biglia di Gamboni. Questa però arriva, eh sì, se ne solo una sono 2 punti e si porta a 48. Esatto, 48-42. E la bocciata sembra buona, 2 e andrà giù anche la fila centrale, sì. 10 e quindi 58. Andiamo al tiro d'effetto intanto di Urbinati. Risponde, bravissimo Urbinati,
Quindi con questi 4 punti d'accosto i giocatori dell'incontro tornano alla bocciata e hanno 46 punti contro i 53 degli avversari. Punti per Zambelli e quindi 50 a 53, ragazzi, si sono riavvicinate tantissimo ai giocatori del Rossini. Poi invece a destra Gamboni ha allungato un po', si è portato a 58. Contro i 42 di Bruno. Buon punto questo di Mattia Bruno. E invece difficoltà a sinistra, mamma mia, la biglia bianca dell'incontro è arrivata, quindi 3 punti agli avversari che si portano a 56 a 50. E soprattutto devono giocare ancora la terza biglia per prendere sto punto. Vediamo Urbinati. Nulla di fatto, devono giocarsi anche l'ultima. Vediamo anche Mattia Bruno qui a destra. Allarga tutto. Quasi andava anche nel castello, la biglia dell'avversario. Con questi sì, la costa è sua, 2 punti, 44-58 il parziale a favore sempre di Gamboni. Tanto Urbinati alla costa se l'è preso, terminato però tutte le biglie, invece i giocatori di Rossini ne hanno 3 da giocare. Vediamo Mattia Bruno. Abbiamo 11, vince Marchetti per il Bocciolo, parziale Bocciolo 1, Magno 3. No, nulla di fatto con la bocciata, si rimane 44-58. Ragazzi, penso che sia terminata la finalissima della A2, perché vedo, aspettiamo un secondo, terminata e terminata, e dato che stava 3-1 a favore dell'incontro, se è terminato penso abbiano vinto i giocatori dell'incontro 4-1, ma aspetto un attimo l'ufficialità da parte della direzione e poi ve lo dirò, eh. Tanto vediamo qua la bocciata.
tanti truffelli che aspettano un attimo di calma, perché effettivamente ora c'è un po' di movimento, brusio. Tre vincono pari con le donne per l'incontro. L'incontro di Serie 2 e campioni internazionali 2023. Un applauso. Eh sì, avete sentito, quindi ecco l'applauso che accoglie la notizia quindi della fine della 2. L'incontro di Riccione vince l'interregionale A2 e intanto Truffelli si conquista 8 punti e ragazzi si è portato a 68. 68 significa che mancano solo 2 punti ed essendo il Rossini sul punteggio parziale di 3-1, se vince questa partita a coppie vince anche l'interregionale. Però aspettiamo, perché non si può mai dire. Tanto a destra anche Gamboni, comunque si è portato a 70 contro i 44 di Bruno. Quindi abbiamo tutte e due le partite con un punteggio parziale molto a favore del Rossini. E Gamboni si deve giocare anche la terza biglia. E stavolta sì, punto conquistato da Gamboni. Diamo la biglia di Mattia Bruno, bravo, punto conquistato. Mentre invece hanno ancora qualche dubbio su come effettuare il tiro, Zambelli, ecco no invece, più sponde esterne. A risalire e Zambelli si riconquista l'accosto. Tanto Gamboni terminate le biglie, ora vediamo un po' Mattia Bruno. Mattia Bruno doveva abbassare la bianca per abbassare tutto pallino e bianche per poter, aveva la possibilità di crearsi anche 11 punti di colore, ma in realtà ha preso la rossa, quindi ora la rossa si trova tra pallino e bianca e ha invalidato un po' quello che poteva essere un programma. A questo punto vediamo un po' se tenta il calcio con la rossa per cercare di realizzare il più possibile, ma il castello non ci va, quindi avrà solamente 2 punti d'accosto. Esatto, si porta la bocciata con 46 punti contro i 70 di Gamboni. Nulla di fatto, si rimane così 46-70, mentre a sinistra abbiamo Truffelli. Vediamo un po', una biglia da giocare, una per lui e una poi per i giocatori dell'incontro, eh? Intanto qui a destra Mattia Bruno, vediamo se voleva prenderlo in una maniera per mandarlo nel castello quel pallino, ma non è riuscito. È riuscito ad abbassarlo, quello sì, punto conquistato. E due sponde a risalire, Gamboni si posiziona a lato pallino. E ragazzi, a sinistra, punto rosso per il Rossini e ultima biglia bianca da giocare nelle mani di Urbinati. Guardiamo che il punteggio qui è 68 a favore della coppia dei Rossini, quindi Urbinati deve assolutissimamente prendersi questo punto se vuole andare avanti, altrimenti la partita finisce qua.
Vediamo. Tiro d'effetto di Urbinati, biglia decisiva. Vediamo se è riuscito. Ragazzi, non è riuscito a prenderlo. Finisce qui la partita e Rossini vince l'Inter 4-1 sull'incontro. Andiamo a vedere le premiazioni tra un po'. Vi saluto. Buona serata a tutti. Ciao da Patrizia. E ora premiamo la squadra che ha vinto il campionato interregionale a 1. Questa è la squadra del Circolo Rossini di Pesaro. Eccoli qua. E con loro abbiamo il presidente. Presidente che segue sempre la squadra nei momenti più importanti della stagione, e quello di stasera è sicuramente uno dei più importanti. Segna la chiusura della stagione 2022-23 con l'assegnazione dei campionati interregionali a squadre. Questa è la massima serie, la A1. Abbiamo visto una finale bellissima, tutti scudettati. E ora la coppa nelle mani del presidente. Eccoli qua. Insieme il capitano e il presidente. E vai. E ci siamo, via. Presidente e capitano, sei tu il capitano della squadra, giusto? Sì. Allora, un commento di questa annata, di questa stagione sportiva. È stata un'annata meravigliosa, anche perché abbiamo ripetuto quello che avevamo fatto l'anno scorso, quindi ripetere due volte la stessa cosa non è facile. E noi ci siamo riusciti e lo faremo anche il prossimo anno. Allora sono avvertiti gli altri, esatto. Attenzione che Rossini c'è. Siete sempre in guerra. Sempre sul piede di guerra. Sempre sul piede di guerra. Posso dire una cosa? Come no? Comunque queste due squadre durante il campionato si sono equivalate al pari. Certo, l'incontro è Rossini. Per noi, anche per loro, eravamo le due squadre più forti del campionato. Nulla togliere alle altre. Certo. Tanto vero che anche le ultime cinque partite abbiamo fatto il stesso risultato. Siamo arrivati spesi, hanno vinto loro, hanno vinto la Coppa Campioni e noi abbiamo vinto tutta la zona. Vi siete suddivisi un po', sì, gli onori. Noi rispettiamo loro, rispettiamo come loro e rispettano noi. Certo. Come tutto qua. Va bene, grazie a voi della vostra partecipazione ai nostri campionati e complimenti ancora. Grazie. E domenica andiamo a fare gli italiani. Domenica loro in bocca al lupo, perché domenica abbiamo i campionati nazionali a squadre, certo. L'incontro va a San Cesario e noi San Giovanni per Sicilia. E allora in bocca al lupo, ragazzi. Per tutte e due. Certo, per tutte e due. Anche per chi giocherà qui, perché a Morciano avremo qui le squadre di A2. Quindi, grazie. Ciao a tutti. Grazie.